non riesco a cambiarlo, cacchi suoi, a un certo punto, scusate. aspetta, vado su Twitch, provo a cambiare un'altra volta. Twitcholo. Ora la mia connessione sembra essere tornata, quindi ribuongiorno. Forse, perché adesso non vorrei scommetterci troppo. Stavolta mi dice FM 2018 nel titolo, quindi... A me no, Aggiorna. Vabbè, la fai facile a giorno. fai facile adesso. Ma non ti trovo di nuovo più, però. Questa è molto bella. Invita amici, se no non finiamo più. No, invita. Vai. Ti ho mandato un invito. E ho sbloccato anche un achievement. Ottimo. Ma perché? Ma non è giusto. Sono pro. Funziona così. Ok. Caricamento immagini della nuova screen. Eh sì, ma non mi ha fatto entrare, Devo rimandarti l'invito. però. Non lo so, non sono entrato in furgonetto. Ti ho Shift, rimandato l'invito. tab. Clicca qui per unirti. Non mi fa unire, mi fa andare nella cosa Fai iniziale. unisciti alla partita allora. Ci sto provando. Non ti vedo. Cerca. Ah sì, t'ho visto. Eccolo. Ok, per fortuna. Forse possiamo farcela. Forse. Forse. Non ci scommetterei proprio tutto quello che ho, ma insomma. Bello che non ti metto neanche la password, coi puntini. Vabbè, tanto. Ok, devo riscegliere allenatore. Usa profilo. Sì, sono Benitez. La maglia è uguale. Ok, conferma. Ho confermato. Forse ce la possiamo fare questa volta. Oh là. Comincia sorteggio. Sì. Se non muori adesso. Comincia sorteggio. Ok, faccio pronto. Ok, prima tocca a me. Che cazzo prendo? Oddio. Facciamo prima per ruoli, facciamo Dokoyo Koi. Boh, non so, lo coi coi. Ma posso scegliere già anch'io? Devi farti gli affari tuoi. Ma perché mi fa vedere i Ti giocatori? faccio vedere, ma non puoi scegliere. Prima scelgo io e poi scegli te. Ah. Cazzo. Ma devi scegliere uno per volta o... Sì. Dai. Ok. Ok. Adesso dovrebbe uscire la scritta tocca a te. Intanto puoi già selezionare quello dopo, se non te lo Hai pongono. pescato Alexandro? Esatto. Visto che mi serve un terzino, almeno uno lo vado a prendere. Ma cosa vuol dire vuoi smettere di scegliere il giocatore del dramma? A me non dice, mi dice... Aspetta, come faccio a sceglierlo? Devi schiacciare sulla più, sul più. Ah, sul più, dillo Sì, se prima. no lo metti lì. Vabbè, banana, che te. Fatto. Non mi esce niente, Ho preso i man. Ah, vampiri. devi. Tocca di nuovo a te allora. Fai 2-2. Ah, sì, ok, hai scelto. Tocca di Perché nuovo se lo a metti. Sì. Esatto, tocca di me. nuovo a te. Tocca di nuovo a me. Spenderò un casino, lo so. Ok, adesso si vede tutto. Ok. Fatto. Sì, sto scegliendo già anche io. Non ti ho mai scelto, quindi me lo tengo. Sì, va bene. Hai scelto Florenzi? E intanto faccio le ali, che almeno sono sicuro di prendere Io ho qualcosa di fatto i patrol alla leggente. destra e alla sinistra, fatto subito. Posizione qua. Cazzo c'è? Devi scegliere il quinto anche tu, vero? Sì, no, il secondo devo scegliere Cioè no, nel senso sì, io. la quinta scelta. Del Due sì. volte si fa, no? Esatto. No, no, una stronzata. Oddio. Panico completo. Ma non hai preso Perisic? Ah no, sì, Sì che l'ho ok, c'è già preso, scritto. Perisic. Sì, mi esce scritto dopo, ho visto.
Quindi. Secondo te ti lasciavo Perisic così, scusa. Beh, insomma, ahia, magari ti veniva l'ansia del prenderlo. No, per il primo che ho scelto, la mia prima Non scelta, volevi Ivan. rovinarlo, magari, non so. La mia prima scelta, Ivan. È la mia Oh, seconda Lucas Mora, voglio non dire. so proprio cosa scegliere. Dai, facciamo sta pazzia. Che si è scelto? Florenzi, poi? Ma costa troppo, no? Non posso prenderlo, costa troppo. Esagerato. Volevo prendere Hazard. Mi costerà 100. Costa 90, tipo una cosa del genere. Ho detto che Anch'io volevo cazzolino, prendere costa. Hazard, ma Costa troppo. mi sono accontentato. Va Ok, hai scelto Florenzi, eh? bene. Alla. Ah, Dele Ellie. Alli, bastardo. Allora, quindi io sceglierò il terzino sinistro. Tanto questo Alexander sono il posto di col Io ho terzino sinistro. preso Lucas Digne. E prenderò. Ma come hanno detto, Bonucci è forte. Sposta gli equilibri, Bonucci. Esatto. E poi prenderò uno che costi poco. Ma come fa a costare 32 milioni Miranda? Ha 40 anni! È perché si basa sul potenziale sul potenziale, mi E sa. ho capito, ma chi compro? Cioè. Prendi qualcun altro. Quindi 38 diciamo. Koulibaly, cioè faccio che prendere Miranda, sto punto, scusa. Ma io già non ho più soldi, sappi. Ho preso Miranda. Non è che sono messo meglio io, eh. Già preso Miranda, bene. Io ho preso Guganica, almeno un imposta. Portiere? Buffon 56. Me coglioni? Secondo me devo prendere giocatori di Serie C come risale perché non ho più soldi, no? Ho Sono messo uguale. preso Gigi Donnarumma. Devo più prendere un portiere. Oddio, cos'è sto co cioè, ma che inferno è sto Allora, gioco? Samir l'ho preso, adesso mi manca un altro difensore centrale, cazzo. Ah, cazzo, avevo preso solo uno dei centrali. Dovevamo fare una cosa più scientifica, però, per Perché? me. E perché? 61 milioni Chiellini! Ma porca. Per quello che ho preso perché Gugani subito. Un difensore centrale. Che costi poco. Fammi vedere, di qua, come è messo? Sì, ci sta. No, è lui, Che aspetta. No, è lui, sì, ok. Boh, il difensore centrale ce l'ho. Prenderò Ranocchia, cazzo. Ho speso 200 milioni per 6 giocatori. Anch'io sono sotto a un treno. Cazzo, prendo io qua. Aiuto. Aiuto. Volevo prendere Medelman, evito. Io lo prenderei Borja Valero con 36, ne eviterò. Stugaro. Hai Tu preso? non so chi sei, però va bene. Dov'è qua? Tu. Non so cosa sei o chi sei, ma vai benissimo. Ha preso l'instancabile motorino di centrocampo 26enne, è un budundiale! Non so Ma minimamente che chi è. cazzo? Vabbè, Non niente. lo so, però va bene. Ok. Però ti dico anche lui, guarda le statistiche, anche lui. Guarda qua. Ho il mio centrocampo. Ok, ne hai scelti due già? Io uno l'ho già scelto. E l'altro. Cazzo, devo prendere dei centrocampisti però, perché sennò col cazzo qua che faccio qualcosa. Lo dici a me? No, dico a me, devo prendere qualcosa che sia qualcosa, perché cioè non c'ho un cazzo, non c'ho, devo prendere anche una punta. Cioè, guarda Mi sa che non giocherò con tre punte pesanti, giocherò con mezza punta. io cosa sto spendendo. Che cazzo è questo Icardi? Sì. Quanto è che costa Icardi? 67. 67, Figa. sì. 8 giocatori, ho solo 290 milioni. Prendetemi allora.
qua. Oh, mi manca. Hai preso Radamel Falcao? Ma tocca già a me? No, tocca a te No. ancora l'ultimo. Beh, 53 l'hai pagato comunque, insomma. Lo so. Questa è una stronzata che faccio, ma è una stronzata gigante. Chi hai Non ho preso? idea, ragazzi. Luis Muriel! Il mio cane abbaia a Anche Muriel. il cane, esatto. Ok, uno l'ho preso. E adesso mi serve. Io non ho il terzino destro comunque, quindi non è molto Io ho preso bello. Florenzi. Ho Florenzi e Alexandro, terzini sono messo bene. È che mi manca tutto il resto, quello è il problema. Boh, ho preso il terzino destro. Minchia. Costava poco, senti, non per. Ti sei fiondato. Che cazzo devo. Ah, ancora un centrale. Lucina è uguale, c'è scritto libero che avanza, Non c'è scritto ecco. No, non sposta gli equilibri, non sposta un cazzo, non sposta. John Terry, per quello che deve fare, figa, ma è lento come la merda, è lento. A meno 12 di velocità. Cosa c'è qua che costa magari niente o nulla? Perché no? Non me l'ha preso? No. Scherzo qua. Danilo. E ancora uno. Buono lui. Che hai preso? Danilo e Danilo e Silvestra. Mattia Silvestro. Ok, Mattia io Silvestra. invece vado di riserva a destra e spero che costi poco. Stai Oh, ho preso facendo Wesley perdere. Snyder 25 milioni. Cioè, Beh, mi sembra il minimo. non posso spendere 25 milioni per il trequartista centrale. Vamo vedere cosa. Portiere, penso che prenderò due portiere a mezzo prenderò. Tipo al fantacalcio quelli a uno. João Mario costa di più, cacchio. Due portiere a uno. Quindi chi prendo trequartista centrale, porca miseria? E Io ho prendo. preso delle ali apposta, perché sennò qua sono confinato. Come Costa può fare gli 70 altri qua? milioni. Potrei prendere Philippe Coutinho, costa 70 milioni. Ma Gino Coutinho costa 700 mila. Un portiere, potrei prendere Gino Coutinho. È un Bisogna andare francese. sul sicuro. Perché se spendo 60 milioni per Coutinho, credo di avere difficoltà. Vabbè, me lo spendo lo stesso. Voglio Philippe Coutinho. Boh, tocca a te. Allora, Io fammi già vedere. non ho Ma più soldi, quindi. ho preso Ale, ok. Quindi Florenzi può farmi sia l'ala che il terzino. Non so se prende un terzino o un'ala. Più che altro prendo un po' di giocatori perché non c'ho un cazzo. Cioè, ho preso 11 giocatori, ma non faccio una squadra. Cioè, gioco a 5 dietro. Sì, vabbè, che cazzo anch'io. Niente, prendiamo un centrocampista con un trequartista e facciamo giocare lì in mezzo. Ma c'è di bello qua. Modric. Quanti soldi ho? Pochi. Minchia, 60 Marchisio. Ma sì, dai, prendiamo Banega. Così te lo farò rimpiangere. Certo. Mi sembra giusto. Messi. Ma anche no. Non
piace. Ottimo, tu mi vai benissimo. Chi hai preso? William. 40 milioni. Quello c'è. Allora, mi servono due centrali di difesa. Andiamo a risparmio. Anzi, aspetta, vediamo quanto costa lui, secondo me costerà un casino. Sì, cazzi, costa veramente tanto. Andiamo. Bani, cassa ti cago le punizioni. Spero per lui di sì. No, spero per me di sì, perché non c'ho. Calci piazzati 14, mi coglioni. Sto cazzo se ti cago. La difesa lo fa, il difensore centrale io. Mangala e Skriniar come riserva. Miranda, Mustafi, Mangala e Skriniar come centrali. Mi serve una terza punta però. Magari non costi un polmone. Costa un po' troppo. Troppo. Allora mi mancano due di terzini. Terzino sinistro, ne ho uno, prenderò. Il patto, evitiamolo che si compra ancora prima di vederlo. Ma sì, dai, perché no? Mario Balotelli. Perché no, scusa. Mi serve. Cosa cazzo mi serve? Allora. Un esterno alto sinistro, ecco cosa mi serve. Però c'è di esterno alto sinistro. Cristiano Ronaldo, poi ci ho posto la squadra, scusa. Prendo lui, sono a posto per tutto. Sì, non hai più soldi per prendere niente, però poi. No, c'ho ancora 11 milioni per prendere le riserve delle riserve. Ah, certo. Sì, mi serve un alla sinistra. Che cazzo c'è alla sinistra? Hazard, Bale. Mangio chi c'ha l'esterno. Perché no? Lui mi va bene. Lui. Poi tu sotto. No, mi serve un sinistro. Lui. Prego. Allora. Ma è lui. Spero lui sì. Sono lui, sono nel culo. Sì. Bruno. Perché Bruno Perez? Ma non è le riserve i terzini, cazzo! Ma perché Bruno Perez? Osti! Cos'è? Vai! Difesa a posto! Spera tutto, Matti! Stavo guardando cosa... Siamo due poltieri da uno che li troverò a zero. E va benissimo, e non è un problema. Allora, ho un terzino sinistro e un terzino destro. E tre centrali. Prendiamo un terzino che faccia sia a sinistra quel tempo. Sono un attimo crashando di nuovo la connessione. No, ti sto sentendo per il momento. Bene, ma non trovo padelli. Beh, ma sarà il computer che non vuole più trovartelo. Oh, lo trovo veramente, eh? No, così troppo. Ma non ci saranno tutti, scusami, eh. Ah, magari sì, aspetta, prendo. Che portiere posso prendere? Ah, però
Tu cazzo sei? Ci ho perso questo. Vabbè, ho scelto il mio secondo portiere, dai. Ok. Preso uno. Ne uno un po' più basso. La difesa con il portiere ce l'ho a posto. Adesso devo passare due centrocampisti di riserva. Johnny. Chiesto Johnny. No, non ho preso John, non ho preso il divino Jonathan come riserva. No, questo è un altro. Io non ho preso, non mi sono ricordato adesso. Dovevo prendere il divino, cavolo. Vabbè. Ma va finio. 132 milioni, cosa prende con 32 milioni? Niente, prende con 32 milioni. Allora, secondo portiere. Sino sinistro, salsino destro. Doppio, doppio. No, sì, secondo portiere l'ho preso, poi mi serve. Centro. Un centrocampista centrale che costi molto poco. No, no. Perché devo prendere Teo Hernandez come, come difensore? È forte Teo Hernandez. Costa 9. Costa poco un cazzo? Costa poco un cazzo? È un terzino però. Terzino sinistro, sì. Ce l'ho già il terzino sinistro. Ah. Però per 9 mi fa anche la trequartista, mi fa un po' di tutto come riserva. Allora aspetta, sto pensando, io devo prendere un cavolo di centrocampista centrale e prenderò, intanto per me prendo la riserva che voglio. ¡42! No, sto cazzo, non compro il Papu. Costava tanto già la prima, l'ho visto anch'io. Come faccio? Che centrocampista centrale prendo? Ho 3 minuti per sceglierlo. Centrocampista centrale. Fatto. Fatto. Allora io ascolterò la chat e prenderò Teo Hernandez. Chi è che l'ho detto che hai scritto nella chat? Ma non so, qualche cosa di ufficiale penso che me l'abbia scritto te. Perché... No, Sbambo. È Sbambo. Ah. Allora mi fido di Sbambo, dai. Sbambo, dimmi un secondo CC di riserva. Non diglielo, non farlo. Ma 22, cazzo prendo 22, non c'ho neanche soldi per piangere. Boateng 22. Il mio cane è con te. si è ritirato purtroppo. L'altro ok, dove no. Hai preso 25 milioni per Brozovic, ma manco se... Bravo Betancur, però costa... Non c'è Betancur. Non lo so. Strano però che non ci sia. 27 milioni è troppo per io fare. Io troverò anche una... io sono una punta centrale, peraltro, non è molto bella come cosa. Non c'è Bentancur, c'è Bentivoglio, ma non c'è Bentancur. Quindi niente Bentancur. Ci attacchiamo. Quanto ho 3 minuti? Facciamo passare allora. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 centrali, un paio di trequartisti. No, ne ho 2 di trequartisti. Piccio di pezza. Trequartisti del Caspio. Zikovic magari anche, però mi costa un po' troppo. Chiesa 15. Quaresma. Quaresma. Lo so. Cross 20? Lo so che lo vuoi Quaresma. Cross 20? Infatti ma costa 15, ho finito il budget. Biabiani. Biabiani quello dovrebbe essere veloce, però dovrebbe giocare bene con me. In teoria. Sì, un controllo palla 13. Inciampa su se stesso se vede un pallone. O scappa urlando ancora peggio. Questo cos'è? Ah però,
un cazzo di corridore, basta. Vai, fai 100 metri, lo puoi giocare a calcio se c'è 20 in velocità, piccio. Su, su. Da adesso, ho preso Vidal. Vidal? Vidal terzino o Vidal centrocampista? Alexis Vidal. Fa tutto, fa tutto sulle ali, quindi lo prendo. Ok. Ho finito il grano io. Bene. Vabbè, devo prendere due, devo prendere due portieri scrausissimi. Allora, mi manca un centrocampista centrale. Tielemans sarebbe utile. Ho preso Martial, quindi sono contento. Costa. Ah. Buono, buono. Faccia finta che non lo vede, dai. Perché? Ok. No, così se non lo vedi, quando io faccio 5 milioni, sì, me li faccio bastare. Che è che non è che vuoi rubarmi? Dopo lo vedi. Dopo lo vedi. Capisci, vuoi nala. C'è senza quella. Ok, non comprendo che tattica fare, ma la vedo già grigia. Mi manca un attaccante centrale. E poi le riserve riservose proprio. Non ho fatto un ruolo proprio, perché sono 21. Ah, il trequartista centrale di riserva, cavolo, mi manca. Allora, io prendo Tielemans su suggerimento di Sbambo, che non costa niente. Vi odio. Io non sto guardando, sto scegliendo a cavolo. E anch'io, Ah, lui mi piace, lui come centrale, lo prendo lui come riserva, sì, ok. Porta niente, prendiamo una punta, tanto c'ho 3 milioni, prendiamo una punta o... una punta 2 milioni, o meno. Sto cazzo, non c'è più niente. Ok. No, è pieno i giocatori, qual è il cazzo? Centravanti, punta completa. 2 milioni e mezzo, no, andiamo più in giù. Trotta. Piniglia a 2 milioni. E vai. Preso. Regalato. Quanti soldi hai ancora? Ho 975 Per piccolo. Fare quanti giocatori? 4. Due sono portieri, però poi hanno due scrausissimi portieri del manga. Uno l'ho preso. Adesso mi manca il puntero centrale di riserva. Ci sono due portieri, uno 22M e uno 73. Quindi quelli lì, li prendo subito e sono a posto. Ecco, sì, bravo, bravo Sbambo. Tieni che io segno. Adesso li prendo anche quei due lì, se non costano troppo. Ok. Tu com'è? Sì. Sì, sì. Costa troppo, Sbambo. Devi abbassare le pretese, non c'ho più neanche soldi per piangere io qua. Allora, qua i due mega portieri della rosa. Li scegli già? Sì, ho preso quelli che costavano di meno, li ho presi. Il terzo portiere l'ho preso, e poi mi mancano due giocatori in più, prenderò sui trampisti centrali e posso spendere 18 l'uno più o meno, quindi... 15 centrocampista. Ma non sono messo malissimo, Dio, vabbè, potrei fare di meglio, però non sono messo male. Allora io farei, serve una punta che non costa niente. Fregi! No, ne prenderò così andrei a 5 punte, una punta e un centrocampista che può far tutto. Prenderò Kahn Witter che mi serve, e poi ho ancora 19 milioni e prenderò un... E sei ricco, sei, lo so, è perché le riserve le hai prese alla fine. E prenderò, no, Hernanes piuttosto, mi sparo. Drinkwater l'ho già preso. Allora proviamo. Quanto costa la punta più scrausa? 33, no. Diamone 100 per uno. Minchia, che pietà.
Pietà? Pietà cosa? Oddio. Pietà ai giocatori che sto vedendo, figa. Guarda, appunta 33M come quinta riserva, va benissimo. CC da 8,50. CC che può giocare un po' ovunque in mezzo questo. Si fai pietà ovunque, va benissimo. Se no vediamo cosa c'è qua. Tu fare. Allora. Hai preso la promettente punta Marco Torres, attenzione. Sì, guarda le statistiche di quel coso. Vai, scegli. Puoi spendere tutto per l'ultimo. Quasi tutto ho speso, dai. Dino. Okay. Adesso capisci che c'è l'esplode al mondo. Salva. E vai, che squadrone, mezzo Inter, mezzo schifo. Si beffa mezzo Inter, mezzo schifo, non è che cambia tanto. Ah, devo scegliere anche il capitano. No, ma non puoi. Perché il computer mi dice che come vice capitano devo mettere Muriel? Se non mette lo meriti. Ma che problema hanno? Hai il capitano che ti meriti. E io ho Riccardi Miranda, come l'Inter. Sai come, c'ho Falcao con carisma 17, metterò lui capitano, no? Beh sì. Conferma. Continuo. In attesa. Ah, lo fa il continuo. Ok. Stavo che andavo avanti lo stesso. Subito così. No, vorrei cambiare le tattiche prima. Ma va, ma cosa vuoi che siano le tattiche? Carica. Okay. Dove sono le mie porca troia di tattiche che ho salvato prima? Me l'ha salvata solo una che anche sbagliato. Il file non può essere importato, bene. Niente, facciamo la tattica. Oh, che palle. Eh sì, volevo giocare proprio con questa, volevo giocare. Allora che il mio vice intelligente mi dice, volevi giocare con... Sì, voglio giocare così, però non così. Non spiare. No, c'è solo l'ice, c'è solo il coso. Tanto c'ho lo sbambo in agguato al massimo. Ok. Perfetto. E una... Oh no, Italia. Vediamo cosa sceglie velocemente. Allora intanto cambiamo il centravanti, poi Filippa. Io non avevo preso Correa come... Ok, e una è fatta. Però sai che... Sai che? Non so perché lui mi suggerisce questa formazione, ma... Boh. Vabbè, dai. Solo una? Ah, solo una è sempre al massimo. Di tattica. Cosa mi dici? Cosa mi propone sto coso qua? Ah. No, magari no. Magari è una stronzata questa formazione, quella gente che ho preso è una grandissima stronzata. Beh, sì. Siamo quasi. Però... Già meglio.
Il problema è che ho preso due difensori centrali, uno più pietoso dell'altro, cazzo. Io devo giocare con D'Abrodo titolare. No, beh, ma scusami, se mi metti Florenzi esterno, o Alexis Vidal esterno, e Florenzi qua, sarà meglio la cosa. Tommy da centrocampo, 12 anni. Sì, dai, ci può stare. Tu cosa sei? Sei scarso. Sei scarso come la merda, bene. Ah, perché terzino lo considero. Facco cane. Sbambo, ti odio un po'. Come hai fatto a prendere Teo Hernandez? Quando vuoi ci sono io. Ma sì, dai, andiamo. Perché sei primo in classifica, però io sono quotato più basso. Questa sì che è una grande cosa. Perché sono più bello. Allora, la tua squadra come punto di forza, decisione, punto debole, passaggi. Mi sembra giusto, no? Perché la squadra che gioca 4-2-3-1 mi sembra certo. Perfetto proprio. Ah, il portiere è scarso, però i passaggi sono più forti, bene, ok. Vabbè, poi andiamo. Formazione, poi questa, sì. Conferma formazione, iniziamo la partita. Le squadre si stanno scaldando. Ho già paura, ho già l'odio addosso. James mi si rompe i cardi mentre si scalda. Ah, hai messo l'audio. Devo togliere, devo togliere. Io ho messo il passaporto di YouTube. Che play lo voglio vedere. Voglio vedere come ti segno. Ti segnavo qui 4? 4-3. Sì, però non volete togliere l'audio. Devi andare a sentire la mia. In alto a destra c'è la chiave. Ma non mi dà una testa, però non mi dà l'audio. E ti scende, scende la schermata e in basso sinistra c'è l'audio. Scusate. Subito, siamo messi in tolgo l'audio, se non capisco cosa sta succedendo. Stai attaccando tu? Sei già messo malissimo, te lo dico già subito. Perché dici così? Perché ho deciso così. Però, ma possiamo velocizzare un attimo una cosa? Perché penso di sì. Ah, io ce l'ho già, devi velocizzarla te allora. Mi è già più veloce. Metto veloce? Ci viene il sonno, se no sì. Perché, se no stiamo qua, continuiamo a commentarla, però mi sembra... Iniziamo a urlare sciabolate morbide. Sciabolata morbida! E a fine partita ti faccio vedere come ha fatto il pallone, perché vedo che siete in difficoltà sotto questo aspetto. Stai detto, come passaggi che giocata a lancio lungo, giocata, che cazzo di... Giochiamo a lancio lungo, sì! Per fortuna c'è un portiere decente a te in porta. Anche se ottimo, rompiamo! Subito. Ehi, basta! È la classica partita che fai 50 tiri in porta, poi lui fa un autogate del cazzo al 93esimo e finisce la partita, finisce 1-0. No, mettila in mezzo! Vinci tu 1-0. Sì. Attenzione! Ali il gol al debutto. Falcao, assist di Ali. Sì. Beh, un po' debutto di tutti lì. Icardi è frustato, quello, nel senso che lo frusto se della coppia del pallone. Ma cos'è sta cosa? Il secondo male. È che non stanno giocando bene le mie ali, non hanno capito bene come funziona la cosa, Le mie non perché... le mie le ho trovato male in difesa. Peso, ho trovato male in difesa. Sopra te. Dai. Facciamo i buoni, dai, mettiamo controllo. Allora, prendo gol subito così. Ma va a cagare, rimettiamo offensivo. Coutinho, Coutinho in porta hai fatto, ma non ci credo. La Filippa sempre. Basta. Grande Miranda.
Sulle caviglie! Gravi. Non ha capito come funzioni col Williams il gioco. Ma avete... Le ha attaccato qualche schifo. Via, Rin, via, dai! Grande Mustafi, lancia la lunga a cazzo. Così si fa. Gol. No, fanculo. Volevo vedere come mettere le... No? Cioè, volevo... ok, però volevo metterle io le istruzioni ai giocatori avversari, intanto che vedevo la partita. Questa la perdo sicuramente, questa squadra. Non ti ho detto di tirare da lontano per la Florenza. Quindi stai buono. Ho fatto un tiro. Hai fatto un tiro e hai segnato, però. Sì. Ah, non ho impostato io chi tirava le punizioni. Neanch'io. Tutte cose da fare. Già. Ragazzi, io ho detto di fare possesso palla, mi sembra essere facendo possesso palla, nel senso. Ma ne faccio più tanto io di te, molto probabilmente. Se hai giocato che scarsi in passaggi, come fai a fare possesso palla? Ho il centrocampo scarso a passaggi. Non hai detto niente. Sei due, loro. Due centrali. Ho capito, ma ne hai 4, ne hai 5 in mezzo al campo. Sei falloso, un po'. Sì, io metto tackle aggressivi, metto. No, io no. Però mi facciamo venire del brodo lo stesso, non ti preoccupare. No, me l'ha munito. Giallo, eccolo. Ecco. Bastava chiederglielo. Stava a chiederglielo che è arrivato subito. Ecco. Bravo. Attenzione. Dai che rimonti. Alla prossima partita ci sei, dai. 9 tiri a 1. È solo il 30esimo, tranquillo. Infatti, posso prendere ancora 6. Infatti. Ma cos'è? Ma... Alla contropiede! Alla contropiede che ne prendete altre due. Sì, però William, se stai alto, quando ti arrivano i passaggi li prendi. Se no, ciao, salutala a tutti. Che l'hai capito come funziona il gioco qua? finisce il primo tempo che do ordine di giocare su D'Ambrosio che è già ammonito. Ecco, figurati. Ti metto Bruno Perez. Dobbiamo trovare una moda e mettere più soldi per questa cosa qua, perché io un Cristiano Ronaldo, un Messi di mezzo voglio avercelo. Vai Lucas, vai! No, Lucas, no, non mandarla a Pellegrini che è scarso. Facciamo impostare a Pellegrini, fine. Sembra giusta. Dieci tiri a uno, che umiliazione. Sto passeggiando sul tuo cadavere più o meno. E che anche volendo l'unico che ci sono presentare come panchina è Kramwitter. Non è che possa aumentare la mia scelta.
C'è il mio collega che incita la violenza sui tuoi giocatori. Che bello. Fagliene almeno 5, una cosa del genere. Punizioni, mettiamole subito. Cioè, William che tira le punizioni. Dai, non te la faccio. Voglio farti vincere. Cioè, hai messo... Adesso cambio tattica. Sì, però fammela cambiare. Oh, minchia, devo cambiare la mano. Io invece squadra che perde non si cambia. Allora, chi è il difensore? Perché non ho portato... Ma pacco cane, se sono stupido. Non mi sono portato dietro un difensore centrale. Ma vuoi che ti serva un difensore centrale, su? Vabbè, però, che cazzo. Aspetta, ecco, quasi finito. Ho stato di prima. Sono più difensore centrale di una volta. Aspetta che metto Balotelli tiratore punizione. Ecco, adesso Mario Balotelli. Quello avevo, che cazzo, anche te non lamentarti di giocatori che ho. Se vuoi tolgo i cardi per metterti Pavoletti. Vai, vai, divertiti. Ok, dov'è continua? Qua. Vai. Ho cambiato formazione, gioco con le tre punte pesanti. Bene, io invece ho messo contropiede. La Balotelli che pressa. Non l'ho mai visto fare una cosa del genere. Coutinho c'è l'unico che ci crede ancora di questa squadra. Sì, ma non lo devi ammazzare i cardi. Ho solo Pavoletti, Pochino, per favore. Gol. Eccolo. Oh, la fagata. Ma con Gagliardini ti tolgo subito. Ci sono le praterie dietro, per fortuna giochi in contropiede su certe praterie. Non è colpa mia. Lucas Digne. Ah beh, allora se metti dentro un mediano tenace, a posto che un tenace centrocampista, cambia tutto. Spero che almeno faccia un passaggio giusto, nel senso, questo che sto sperando io, onestamente. È un tiro al bersaglio su Andano, invece. Dai, piccio di pezza, perdere la palla. Capito, ma cos'è sta cosa? Che schifo! È bello perché il voto più basso è il mio, è un 6,5, il voto più alto tuo è un 6,5. No, è un 6, è un 6. Cioè, bene. Ah no, c'è 7 Coutinho, è andata bene. Ho fatto solo un tiro in porta io. Quello che hai segnato. Ciao Borin, vuoi parlare al microfono? Eh? Puttasi, fagli mettere una tattica che almeno gioca meglio di te. Cagare. Ho sottovalutato... è che non ho messo Vesino in panchina. Lui è l'unico centropista che ho che passa decentemente. Quindi. Bello, bello il tiro. No, no, quello. Siamo ad altri tre canne che almeno ti tira giù subito il morale per la prossima partita. Ma sì, dai, facciamo crescere i giovani. Facciamo crescere i giovani. Come fino a 30 anni il tizio che ho fatto entrare. E io che ho fatto un cambio ma non me l'ha cagato. Hai messo dentro Cagliardini, hai messo dentro? No, nessun altro, non l'ha fatto. Continua a caricare il mio, perché altro?
Sì, ho capito, però fallo, cioè, sta impazzendo, penso. Vai via da lì, via da lì, dai, su. Ma gli ha fatto partire dal cambio? No, mi dice ancora che sei sul punto di procedere a un cambio. Anche a me, aspetta che annullo il cambiamento, vedi, per me si è bloccato qualcosa. Vabbè, tolto la connessione, conoscendoti. No, cioè... Mi senti? Sì, chissà cosa avrei fatto. Sì. Annulla cambiamenti. Ho fatto anch'io annullare sta... cambiamenti, ma non mi cambi. Non sta mi caricando il mondo. Ma... ma intanto che aspetti, vai su analisi. Quella è l'analisi delle squadre, è quella dove stai giocando te. Giocando nella tua area, cazzo. È giusto. Via, 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 dai. Perché non mi blocchi? Mi fermo sempre là. Dai, che vincevo facile. Avevo dominato. Ho fatto annulla cambiamenti anch'io, ma non lo prende. Ma non mi fa... Ecco, l'hai bloccato. Ho fatto pausa e gioca. Guarda in alto se hai pausa o gioca. Io c'ho, sono in pausa, c'ho scritto pausa adesso lì sopra. Anch'io, ma non... No, ma non succede niente anche schiacciando. Aspetta, sono andato nella home. Vediamo se mi fa ripartire. No! Come se anche un giocatore buggato. Voleva che fosse cambiato, si è incazzato. Lo sta insultando il mondo. Niente. Beh, avevo trovato uno squadrone. Non so, si è bloccato, non va. Anche a me. Peccato. È segnato tutto blu, è diventato. Tutto blu? Io ero ancora... Ah no, ok, è andato... Mi è andato nella home, però non... Puoi mettere pausa gioca sopra se sei ancora lì? Anche a me è andato pausa, ma no... Andato te? No, mi sta facendo vedere il tuo gol, credo. Ho cliccato su gol per mi faccio vedere il tuo gol. Che palle... No, non mi fa fare proprio niente. Neanche a me. Non mi fa neanche uscire, cioè. Esatto. Dobbiamo uccidere male la cosa. Prova a andare nel tastino a destra, vai a mettere diretta. Tastino di fianco a pausa, sul tastino. Ma dove c'è scritto visuale? No, c'è scritto pausa e di fianco c'è un tastino, una freccia in giù. Sì, schiaccio lì. Ah, no, in me è da solo gli avvolgi o... Anche a me è da solo gli avvolgi, mi è giusto. Può andare nella home. Può andare nella home? Non mi fa andare nella home, ah sì. Sono andato nella home anch'io. Adesso magari partita no, Partita. Hai bloccato tutto con un cambio, bravo. Ah, adesso l'ha fatto il cambio. Sopra in alto ha dato il cambio. Due volte. Ma a me no. Docuré per Tielaman. A me continua a uscirmi. Anche a me continua a uscirmi per Tielaman. Può andare di nuovo dopo. Niente, mi sa che dovremmo chiudere. E che cazzo. Abbiamo fatto un cambio in contemporanea e ci ha bloccato il gioco. Facile. Io so, tica sono nulla cambiamenti anche tu? Lo sto facendo da una vita, ma non succede niente. Lo posso anche spostare a nulla cambiamenti, ma non... Sì, ma non succede, sì, esatto. Non so come fare, come facciamo? Non lo so. Aspetta, mi sa che dobbiamo uccidere tutto e rientrare. Oh. Ho sentito il faccia, veloce. Io posso poter cambiare anche tu. Allora! Ci sta impiegando un po' a scaldarsi. È lento le... Ah, scusa, non capivo. Metti in pausa. Non mi va in pausa. Non vai in pausa. No, se io schiaccio pausa non succede niente. Se poi mi scrivi in pausa a sinistra. No, a me non esce niente.
Ah, perché proprio non carica neanche le parallelazioni vecchie. No, fai proprio impazzito. Bene, quindi bisogna uscire da Football Manager, proprio. Eh sì, mi sa di sì. No, aspetta. Aspetta un attimo, aspetta. No, devo uscire proprio da Football Manager, non mi fa fare nient'altro. No, non mi faccio fare niente. Poi esco da Football Manager. E sono uscito. E sono rientrato. Infatti adesso mi dice campo, tattica, analisi, aggiornamenti. Ora mi carica e ora è uscito, ok. Avevo vinto, però l'ho salvata prima partita, quindi si può. No, possiamo evitare di fare di nuovo il draft se serve. Se ti ritrovo. Devo ancora caricarlo. Bene, Fantasy draft. qui non c'è nessun Carico testimone che ho perso una partita. Anche il perché non era finita, potevo ancora recuperare moltissimi tiri in porta. Mi è arrivato un messaggio che ho scritto riparti e ridomina. Ecco, fai te come diciamo. C'ho le Eh no, perché adesso gruppi io. ti metto C'ho le Mattias, gruppi io. e almeno è donna. No. Allora non è tanto gruppi. A meno che non hai gusti particolari. Non me lo carico. Oh, penso che mi odi. Ah, ok, l'ha caricato adesso. Caricamento nuova skin. Ok. Ok, devi riunirti. Sei Mi sono riunito. Cioè, già dentro? sto connettendo come se fosse una partita online. Ma vabbè, bisogna rimettere il capitano e fare la formazione. Sì, Se no, c'è sempre. stavolta cerco di non sbagliarla. Mi ha spaltato malissimo. Cazzo! Stavolta Gagliardini rimane in tribuna. Beh, non è la colpa di Gagliardini, eh. Tra lui e Mangalà ha perso 16 palloni a testa. Era Mangalà che aveva perso tutto. Mangalà ha perso la titolarità nella mia squadra. Vabbè. Ormai te lo tieni, però. Però mi sa che a metà c'è di nuovo un altro draft, avevo messo. Bene. Io ho capitani che ho scelti, sono davanti. Ah, ecco cosa devo fare. Te prima, formazione. Anteprima, formazione. Allora, Presente col 4-2-4. Vediamo allora, teoria supporto. Mangala, mi dispiace per te, ma non credo che giocherai ancora. Ho perso Miranda. Dove è finito Miranda? Ci hai guadagnato, eh. Vorrei dirtelo, ma ci hai guadagnato, eh. Ma Miranda è forte. Non in questo gioco. A me ha giocato bene il campionato con l'Inter. A me è uscito un Regen di 16 anni che aveva tutti 17 e 16 in fisico. Ho detto, vabbè, questo lo farò giocare al prossimo. Ok, Danilo, possiamo mi tocca mettere di titolare di nuovo. Io so che. quello hai, eh. Puoi andarci lontano. Io anche Bruno Perez. Istruzioni giocatore. Ah beh, se non metto dentro i giocatori, col cazzo che gli do l'istruzione ai giocatori. Allora, io metterei Mattias. Quindi mi stai dicendo che più volte si deve confronto con confronto. Dai, porco. Che so.
No, Alexandro, scemo. Si può, no. Ok. Ok, vediamo. Ok. Ah, spingi più questo. Ok. Questo Side B è più forte di Alexis Vidal, non l'avevo mai sentito. Infatti costa anche di più però. Ho scoperto un nuovo giocatore, vedi? Io pollo che sono. Ciao. Balotelli, la figlia, fai il terzino te, diciamo questo. Andate via. Ma Coutinho. Istruzioni giocatore. Calci piazzati, prima di subito. Dov'è che sono i calci piazzati qua? Che non... Vai sulle tattiche in alto, c'è cioè generale giocatori calci piazzati. Tattiche... Posti in arrivo sono andato, fai te. Migliori, mi hanno detto. Eh? Migliori. Tattiche, in alto c'è, dov'è che lo vedi? Sotto a tattica c'è scritto giocatore, generale, calci piazzati. A me è solo informazione. Da sinistra. No, possibile. Te lo giuro. Sopra informazioni cosa c'è scritto? Tattiche. E tra tattica e informazioni? Niente. Come niente? Guarda su Twitch. Adesso guardo, no, perché... E io c'ho una striscia e mezzo con scritto generale, c'ho un po' di piazzati. Anche a me era di solito nella partita, qui no, io non posso mettere le tattiche. A me non servono i calci piazzati, io segno anche senza. Non so dove potrebbe essere. No, non importa, tanto li metti in automatico. Tanto poi quando facciamo poi il campionato serio, che si mettono anche allenamenti questi qua. Boh, io ci sono. Confermo. Metto che tiri calci d'angoli, rimessa laterale, capitani siamo a posti, analisi, non mi interessa, perché ti ho sfaltato. Inizia. Calcio di inizio, gioca. Le squadre si stanno riscaldando. E io ne ho uno solo con la foto comunque. Solo Lucas Mora con la foto. Lol. Ok, vediamo. Aumento un po' la velocità, eh? Sì, sì, vai, vai. Attenzione, ha tenuto più palle in questo inizio partita che in tutta l'altra partita. Vicino drink vuota, è cambiato proprio centrocampo, è cambiato. Eh beh, forza. Rigore.
abbastanza netto, mi sembrava. Io lo butterei anche fuori io. Però è solo inciampato Mustafi. Con tutti quelli che ho sbagliato Football Manager, io non mi preoccuperei se fossi in te. Ah, io comunque andando ce ne parlo tantissimo, ma questo lo fai perché sei. Ecco anche. Infatti, te l'ho detto, la sfiga che ho addosso io. Andando sono di quelli che ne parla di più, peraltro. Ecco, io sono quello che ne sbaglia di più. Tu c'è il portiere che ne parla di più. E ti ho anche rotto, cioè, ti ho anche messo male Falcao, che è 61 di condizione adesso. Cos'è che hai fatto? Falcao è 61 di condizione adesso. Cioè, aveva. Me l'hai steccato? Sì. Vabbè, tanto segno. Vedi cosa siamo i centrocampisti che entrano. Strano. E iniziamo. Ah, adesso mi ha fatto vedere anche il replay, prima non lo facevo vedere. Infatti. Mette da Glascosta per Florenzi. Far segnare di sinistro Florenzi è così, veramente umiliante. Cazzo, è vero, mi hai rotto Falcao. Ah, che sale però, 71-72, bravo, bravo. Lato pillolina, allora come sale? Mi sento uno agli 85 che va benissimo. Al massimo lo cambio. No! Maurito! Ma perché tu vai giù una volta e poi esci subito? Io sono lì un quarto d'ora dentro l'area e non segno. E c'ho Falcao davanti, non è che c'ho... guarda, questa è una bella azione comunque. Ti ha preso sul muso questo farla. Donna Roma, puoi anche buttarti. Maurito! Non l'ho steccato abbastanza con i cardi lì. Beh, sto giocando meglio della partita scorsa comunque. Ma anche al 20esimo dell'altra partita che van lì. Poi al 30esimo per David Raúno. Però, alla che segni? Hai fatto già due tiri in porta? Ho fatto uno in più la volta scorsa. Cioè in 10 minuti in meno, vedi? Ho cambiato completamente la tattica. Io non ne ho fatti 9 in più. Ho cambiato completamente la tattica, quindi non è stata posta da giocare contro di te, insomma. Che cosa la paga fai che va fuori dall'area piccola? Aia. Bene. Rigore, arbitro. Fai il contropiede. No, Filippo, cosa hai sbagliato? Sul contropiede. Florenzi, ma perché corri a caso e non vedi palloni addosso? Ecco, ma l'hai rotto sul dritto adesso Falcao. Porca vacca. Ho messo contrasti aggressivi anch'io, scusa. Vito, ma io non te li ho steccati prima. Ero solo ammunito, te mi hai rotto Falcao, c'ho una punta. Si fa quel che si può. Falcao proprio quella rotta non mi piace la gol. Dai, un attimo più combattuta adesso. No, la squadra non l'ho fatta male, solo che ho scelto centrocampisti tutti di quantità e ho solo Vecino come... Che uso centrocampisti di quantità? Ma hai degli ali però, che non è proprio di quantità lui, insomma. No, lui è regista mobile lì in mezzo. Beh, Florenzi fa quantità e ti è la massa anche. È che sono bassi, non è vero. Se vai a lanci lunghi sono combinato. Se mi salti il centrocampo. Aia. 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 Ma perché donna, come devi prenderli quando sono fuori? Ivan Perisic. Tenta il gol Ivan Perisic. Neanche se capace sta fuori dal foglio così. Perché stai dietro con tre difensori anche te? E perché le mie ali non stanno alte? Non lo so, però mi piace, questa partita sta andando molto meglio.
Non è ancora ammunito, non sta giocando come devono giocare. Adesso li cazzi. Finito il primo tempo, giusto? Non so, mi ha attesa la prossima azione chiave. Sta ancora un avanti ha finito adesso, ok. E ce la recupero. Allora, vediamo qua cosa inventarci. Porta Falcao, vuoi togliere il tipo al forza. Stai facendo pietà. Ah, adesso posso mettere gli angoli, cazzo. Va bene, proviamo. Seconda, stacco. Ci sono quasi, ok, c'è secondo, no, avevo messo il nuovo contropiede. Dai CD perché non hai fatto neanche niente. Cosa? L'avrei messo di nuovo contropiede. Ti ho anche tolto un giocatore. Coutinho. No. No! Cosa si è mangiato? Ah, Mustafi per scrigna. Ma io ho fatto i cambi perché non me li ha messi? Non lo so. Bene. Sto giocando con Daga Costa quartista. Aia. Poi si tre con un tiro solo. l'ho messo per quello. Ma te li vedi che mi ha fatto i cambi, scusa? No, io non vedo che ti ha fatto i cambi. Perché me li dà fatti sul coso, ma non me li fa. Ma che palle. No, cosa si è mangiato Icardi? No, ma mi sei serio? In che senso? Ma figa. Ho fatto i cambi, non me li ha contati. Adesso ho fatto il cambio, me l'ha contato solo uno. Bene. E mi dice che i cambi li ho finiti. Ah, a me sembra giusto. Io non mi lamento. È un po' buggato questa cosa. Dai, fammelo mettere dentro. Posso più fare sostituzione. Ma vaffanculo. Fatto niente. Cosa stava per fare Digne? Non piace questa cosa qua. Io non posso fare i cambi perché sennò mi si impalla tutto. Steccalo sulle caviglie. Tagliele. Che girato. Bravo. Bravo. Che girato. Io non so però. Lo vedi come ascoltano? Vecino ha colpito nel culo qualcuno. Io ci ho ancora segnato in alto che sarà Falcao tira il mio rigore. Guarda, va bene. Falcao. No, facciamo tirare Balotelli, va che è meglio. Ah, certo, non ce l'ho in campo. 18 rigori, 17 finalizzazioni. Rigore sbagliato. Mi sembra giusto. Mi sembra perfettamente giusta la cosa. C'è su. Samir, mi ha fatto vedere un attimo Samir con la palla, non ho capito perché. Poi si è vendicato, è andato via. Bello! Nuovo al tiro, il laterale, però complimentoni. Avevo giusto detto che era il mio migliore centrocampista, sì.
Come mi devi ancora due cambi sulla mia coscienza? Cazzo. Ho messo Falcao al posto di Willan che faceva la punta magari. E poi inverti perché sennò. A te li fai cambio, a me no, mi raccomando. Bravo, bravo, bravo. Ma cosa stai fermo? Bravo, dire? Non più bravo. Rin, basta? No, no, no. Ma cucane, io voglio i miei cambi, datemi i miei cambi. Opa, ne è un po' il tiro decente. Se volete anche malcagli, però va, cucane. Tutta brasiliana l'azione. Lucas Moura per col secondo assist. Questa volta per Philippe Coutinho. Un mio cane che fa la telecronaca anche lei. Quindi non succede più niente, cosa hai messo? Ultra difensiva? No, no, sono ancora come prima, non ho cambiato niente. Out. Cos'è sta cosa? Ma cos'è sta cosa? 5 contro... Cazzo di azione di... Ma perché fate i contropiedi e non segnate? Dai, dai, fate un'azione, fate un qualcosa. Li stiamo asfaltando. Ma cosa che... Stavolta hai preso un sacco di tiri in porta. I cardi devono avere un gol a porta vuota prima. No, ho sbagliato un rigore, No! No! Cazzo! Ho sbagliato un cazzo di rigore, ho sbagliato. Dai, buono, cane, non chiacchiare anche te. Smettila! Mancano solo 8 minuti più recupero. Okay, è in attacco la squadra con nome impronunciabile. Ma perché gli tiri addosso? Lelo. 7 minuti e mezzo più recupero alla fine della partita. Il Mojito Football Club comanda 2-1. Oh, stravinto la prima parte. No, mi si è rotto Coutinho. Oh là, che bello. È che ogni tanto steccare giusto va bene. Infatti io lo volevo cambiare e salvarlo a Falcao, ma non posso. Dai, dai, il gol al 90esimo, su, che se, non se lo merita. Su, il golettino al 90esimo. Steccalo, steccalo, steccalo. No, lasciamoli andare noi, no? Corrato è entrato, corrato è entrato. Ma che brutte cose. Ho vinto io 3-1 al 30esimo questo canale. Odio. Sì, però se volete anche malcarli. Vabbè. Ciao. È stato bello.
Lucas Moura fa un numero. Dai che prendo anche il quarto. Dai. Ma che prendo il quarto. No. Non è finito. Vabbè. Perso la prima. Andiamo a vincere altre due. Attenzione. Pensava di vincere e invece... Sai com'è? Ti ho dato tre canne prima. Achievement bloccato, testa a testa. Sono in vantaggio. La maggiore precisione in zona dead. Ma smettiamola di leggere cose che non esistono. Filippo continua a restare fuori due partite. Porca. Quanto mi sto fuori? Cos'è successo? Ti sta fuori Coutinho due partite, vedi che picchio bene allora. Se vediamo di picchiare con qualcuno. Picchierai anche bene, ma intanto ho trovato Falcao io. Vedere quanto sta fuori Falcao. No, gioca subito. No, vabbè, non è giusto però. Un'infiammazione. Una partita, no, c'è scritto una partita. Besti cazzi. Tenta di venire lì con le tre punte pesanti, mi tenta tanto. Ma anche se c'è fuori Falcao, ma potrebbe giocare lo stesso. Io ho fatto. Aspetta che... Tutto giusto. La... Andate qui, via. Sì, quando hai culo però hai culo, perché me l'altro tutti. Quando ho culo cosa vuol dire? Vincevo! Ho sbagliato un rigore, non mi posso fare neanche i cambi. E mi presento con tre punte pesanti, mi presento. Sono felice per te. Io mi presento con la stessa formazione con un solo cambio. Screen al titolare e Coutinho. E beh, Coutinho mi toglierlo. E ho messo Correa tanto. Anch'io non posso usarlo quello lì. Ma se nessuno entra sul secondo palo sono inutili i cross così, È difficile da capire. Oh cazzo. Un attimo sbilanciata. Sì, se la dava Perisic andavo in porta, ma vabbè. Sì. Mettiamo. Allora, critica addosso, bacco cane. Ma come ha fatto a sbagliare quella cosa? Non ci credo, ma ha fatto sbagliare quel gol. Mi sembra il minimo anche sbagliare quelle cose lì a me. Sto giocando con Piniglia, sto giocando, cazzo.
cos'è sto lancio di Lucas Moura? Perché non fanno giochi? Maurito quasi! Perché non fanno niente, mi giocatori? Cosa c'è sbagliato? Eccolo. Vediamo. D'Ambrosio per Vessino che perde palla, Florenzi. Oh, dai, contropiede. Dai, apri, dai. Minchia, indietro li ha passato. Aspettiamo che tornano indietro anche i nipoti. Ah, che odio queste cose. Perché non siete capaci a fare un passaggio dentro l'area? Qual è il vostro problema? E poi quello scende una volta e ci piega. Ma è giusto il co... Nessuno che esce quando è il pallone. Oh, bravo. Ma gli... Un Vesino vicino al gol. Sì, mi sono stufato però di vedere Vecino che cerca di tirare male dentro il campo. Steccalo! Maurito di nuovo. Ma no, perché? Lucas Moura 1-0. Va bene. Beh, è una bella azione, non puoi dire nulla. Tu niente. Se me lo fai una camera, posso dire che Florenzi ti che addosso a qualcuno, magari. Tiro in polta anch'io. Pensavo io che attaccavo, no! Ecco, giusto. Passiamogli anche la palla a Persi se non te lo fai cardi, passiamogliela noi. Ah! Ho paura! Rischia il 2-0. Dominio ma per hai rotto anche Alexandro, ma dillo allora. Dillo che ho fatto... Me ne hai rotti due su due partite, sei impressionante sei. Ok, tu che giochi per aggressivi, io non mi gioco mai con aggressivi. Hai messo aggressivi, li ho messi anch'io, scusa. Fisicamente la mia squadra è più grossa, quindi è normale che... Sì, quello sì. Io c'ho sempre giocatori abbastanza forti, ho solo le ali però veloci, che poi peraltro Perisic non è neanche velocissimo, insomma. Attenzione, primo ammonito della partita, Sibide, che manco so chi sia. Non dirlo a me. Adesso la passa ai cardi. Speriamo.
Ecco. Dai, che cambio sto schifo. Ma che cazzo, mi sembra Magotto Alessandro, Magotto. Alla nazionale decente. E infatti che segno. Cazzo, ma è possibile fare un'azione decente? Le vedi subito. Vabbè. Partita dominata, buttata fino al primo tempo. E anche il primo scatto in carriera di Balotelli, oltretutto. Sì, probabilmente sì. Dai, stai giocando con Balotelli, Muriel e Piniglia davanti e stai pareggiando. Ho fatto 8 tiri su 4. Siamo ancora a pari con la prima partita che è sparita negli archivi dell'internet. Io non me la ricordo. Immaginavo. Scusa, ma io proprio non me la ricordo questa partita. Sì, è sicuro. La rischio? La rischio. Certo, te due. Però va bene così. Tanto lo so che il capitano la mette. Ho fatto un cambio e sarà. Cioè, ho tolto un giocatore importante. Quindi... Io ho paura, se faccio il cambio non me li fa. Sono rovinato. Come prima. Speriamolo! No, sto cazzo magari. Scusa, ma mi interessa. Ha scritto qualcuno su... No, prima momento. Io ho fatto tre cambi, se non me li fa ho perso. Semplice la cosa. È rischioso fare tre cambi al 45esimo contro il Milan. No, ma li ha fatti... No, te li ha messi? Te li hai fatti? Uno l'ho fatto, sì, non ho visto... A me ne ha dati tre di sopra, di te, tutti i tuoi. Io ne ho fatto uno solo. Allora sono i miei. No, c'è Vidal o qualcosa che li ha fatti. Io ne ho fatto uno solo, ho fatto solo messo Pellegrini per le file. No, me ne dava tre con la tua maglia, ma invece erano tre i miei, allora. Il gol della merda, sì! Yuhu! Vabbè. Maurito! Lucas Moura, miglior giocatore del torneo per ora, ha fatto 3 assist e un gol. Cazzo, ma va uccellato in 4, va uccellato. Se volete chiamare Malcare Caldi dentro la gara piccola. Cazzo, giochi con le tre ali alte. Ah, l'ha deviato il portiere, ok. Sì. Ho detto, figa, l'ha sbagliato lì. Non parlo più. I miei giocatori non funzionano. Dov'è la palla? Cosa sta succedendo? Ah, non ho visto niente, no, niente, sta cazzo così, stavo andando avanti. Oh, anche te si è rotto il Drink Water, finalmente qualcuno anche a te. Che ti sei rotto? Guardalo, c'è il 40% di condizione. Ma non ho un altro centrocampista da metterci. Sono stracazzi tuoi adesso. Adesso vaga per il campo morto più o meno. No, sta recuperando. Sì, aumenta un attimo. Adesso gli do l'ordine di steccarlo finale. Palla, cross, no. Oh, ecco, io faccio il cross e Caldi segna. Bene. No, minchia, l'ho visto che gli ho la palla. Ho avuto un attimo di panico proprio completo. Oh, là, l'han capita. No! Che cazzo! No! Ma...
Perché c'è un giocatore ultimo dell'Inter del... Perché? Magari malchiamolo? Siamoci dietro? Mino? Vi piace? Ma porca... Bella questa... Ma perché... Dai! Mi hanno detto che sei bravo, tiga... No, Florenzi, te non sei croce a tirare, prova bene lo stesso. Non va bene, devo togliere il water perché sennò perdo. Dai, continuiamo che entrerà quella cazzo di palla prima o poi. Dai, teso sul primo palo che c'è dietro il 20. E anche il 45 pronti, su da bravi. Non posso. Quello dovete fare. Non l'han capito. Vabbè. Dai, li facciamo. Non sa neanche crossare Florenzi. Sei 14 in cross, non sa crossare. Vacco cane. E prendo gol. E un altro gol della merda. Stecca Drinkwater, che almeno si fa male del tutto e non lo cambia. Tanto non un centrocampista da mettere, deve mettere Caramo a centrocampo. Ti tocca, No, lo sto lasciando in campo, me ne frego. Dai ragazzi, facciamo un golettino o cosa qua? Che vi vedo un po' scarsi. Un po' molto scarsi. Ottimo. Facciamo prendere i giocatori. Cioè, falli commessi 13, poi dice ma che ero aggressivo, vacco cane. Buttaglielo fuori! Hai buono che ho solo quello! Giocatori frustati, non entrano le cose, vedi? C'è giocatori frustati perché non riescono a fare quello che devono fare. Giusto. Ecco, adesso si sono calmati. I giocatori calmi, te dai. Diciamo cose insensate. Che ha addormentato la partita. Ma cos'è? Ma perché? Mi hai fatto aspettare 40 secondi per un'azione del genere. Male, 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 male. Dai, è il contropiede, su. No. Gioca un 4 dietro bloccati, non ti vergogni. Ma cosa ti riporta da centrocampo? Ma che cazzo te la... Ah, Dio. Date il pallone in aria. Cercate l'imbucata, su. Dai. Ti prego, dai. 10 minuti di sofferenza. Dai che se ne facciamo uno lo portiamo a casa sta cosa qua. Però se in mezzo non ci va nessuno. Andate a fare in... Ridatemi Falcao. No Prendilo. Ola. E li tirano addosso. Non c'è Non vi ho detto di tirare. Vi ho detto di fare cross. Ce la faccio più. Non li sopporto già più di questi giocatori. Gli facciamo il draft subito. Io sono soddisfatto della mia squadra. Dai, io no. D'Ambrosio! Per poco Pellegrino metteva dentro il 3-1.
manca solo il recupero. Dai, dai che Miganda sbaglia, vai che Miganda sbaglia. No, Piastria, piacerebbe, eh? Potrebbe abbastanza, sì. Però tanto non c'è nessuno a prenderla, quindi... Dai, fino in fondo, poi metti in mezzo il pallone per la punta che... Dove cazzo è la punta? Perché Balotelli in mezzo al... Ma... Ma perché era lì? Devi stare su, devi stare, stiamo perdendo. Mamma che cose, che ansia mi state facendo venire. Siamo che fare il draft che vendo Balotelli, per l'amor di Dio. Mi si è bloccato con un barato lì. No, ma andando avanti. Ci sei? Sì, sì, davanti. Sono davanti. Okay. Visto il cross e... mi hai mandato in fallo laterale, vuol dire almeno dammi un angolo, eh. Ma cosa fai, Felici? Ma che c'è la porta vuota? Oddio, non ci credo. E finisce! E vince 2-1! Ah, vabbè! Allora faccio di sbambo che diceva che mi esonerano dopo 30 minuti, vince due partite consecutive. che palle. Hai giocato gli stanchi che dovevano fare il perso 2-2? Mai successo sta cosa di prendere 2-2. Basta. Andiamo sul sicuro, ma non ce li ho. Andiamo sul sicuro, e adesso mi mette... Tattica uccidi di Lucas Mora. Picchia pugni e pedate. Tattica pugni e pedate. Attenzione, guardando sotto potete vedere questo schermo 100% di vittoria, attenzione. Ovviamente sempre fare il continuo, sto mettendo già la tattica. Zan Zan, sta salvando così sappiamo che due partite le ho vinte. No, cazzo! Attenzione, ne ho vinte due. Anteprima, formazione. Anteprima. Formazione. Allora. Coutinho è ancora... È successo? Niente. Oh, mi sono spaventato, com'è? Niente, posso usare Coutinho. Ah. Chi è che è ultra stanco? No, beh, allora, visto che sono lui, poi se ne va a fanculo, mettiamo... Brunetto. Drinkwater si è ripreso. Lasciamo Pellegrini, sì, no, mettiamoci. Diamo un'opportunità a Gagliardini anche se ha fatto schifo prima. Io ho fatto. Stavolta non andrà così bene perché c'ho il terzino sfigato. Andiamo. Abbiamo un'altra tattica. Te sempre stessa, sì. Io non cambio tattica per te. Che devi guardi a me, non io a te. Io c'ho sfiga, ho già capito. Bruno Perez, steccalo quello lì, dategliele vicino. A che Gugani si ha capito che doveva tornare indietro? Guarda lì, vedi, sta su fisso un puta perché se no te le prendi tante te le prendi.
questo mini cambio. Balotelli deve ancora iniziare la partita, si è frustato. È iniziata a 3 minuti la partita. Vediamo che abbiamo già capito che deve sentirlo il super. Bene. Sì, comunque alla fine i cambi non è che servano più di tanto, eh. Perché alla fine i giocatori sono sempre carichi, magari forse all'ultima sono stanchi, ma... Cioè, puoi prendere davvero 11 giocatori più 3. Porca di quella! Ah! Ce l'hai un terzino sinistro? Criscito? Criscito, dai. Perché mi ha tolto il giallo? Ah, ti sei fatto munire e poi si è fatto male, bene. Mi piace questa cosa. Che già ho tolto D'Ambrosio perché era diffidato. E quindi D'Ambrosio e Corriere D'Ambrosio l'ha messo in tribuna così. La prossima per sicurezza. Sì, sì. Metti 3 minuti e fa ammonire. E Correa in panchina perché non ho altri tre quartisti centrali. Quindi se mi rompi di nuovo Coutinho. Bravi, bravi, oh, bravi. Banega di merda. Subito, vacco cane. Steccalo che dentro l'area. Steccalo che dentro l'area. Che sono dentro la loro area. Ma perché l'hai passata alta degli altri? Perché? Che vengono giù in 12 questi. Cosa ha sbagliato Lucas Moura? Crescito per poco che non faceva l'assist della vita. Perché non è andata a pressare Vacche? Allora, che segna di flipper. Porca puttana, Coutinho! Ma è che funziona che li sto rompendo tutto. Ah, che recupera fin troppo veloce quel Coutinho. Dai un altro su Coutinho, sui. Nelle costole. Fatevi una ginocchiata nelle costole, se dovrai. Povero Filippa. Detto nessuno, che deve stare lì a prenderlo. Io non lo tolgo Coutinho finché non ha 22 di forma, scusate. Solo lui. Dai, Falcao, fai qualcosa perché l'altro su in cima fa un cash. Perché l'hai fatta sta stronzata? Sì! Cazzo! Oh là! Oh là, finalmente! Che cazzo! È entrato scivolato con... Ma guarda Williams li fermo all'aria che guarda... Ma cos'è successo? Madonna, che gente. Bene, bene, bene. Filippa, dai, inventa qualcosa. No, non mi piace che attacchi di nuovo lui, Faccio il cross per il nulla. Che cazzo gioco fai con due punte se uno è Balotelli? Tanto vale giocare con Piniglia. Adesso metto il trentesimo. Bravo Banega, mettici il piede. Vai Florenzi, metti. Che cazzo è quel 4 lì che è velocissimo? Crescito. Così sei rapido. Minchia che ansia. Più pericoloso a Banega. Ma perché devi pararla quando... Bravo, bravo, Donnarumma. Perché gli regali calci d'angoli? Vacco cane. Tanto non sei neanche se mi paghi. Tac, allora qua. Tiro la bandierina. Giusto, un altro. Fanno tirare 6 di calci d'angoli insieme. Sul sesto magari segno. Dio, mi si è spento.
Se ho spento il monitor. Non si scrive, è un po' che a fiume. Marchiamoli. Ed è 1-1 Ivan! Ivan Perisic! Marchiamoli. Perché non li marcate? Se vuoi... Perché Alexandre... Ah no, giusto. No, questo cazzo è giusto. Dai. Ciao. No, non vi piace fare un'azione decente voi, eh? Bra- sulle ginocchia, dai, dagli un'altra. Tanto questo salta tutto. Tanto dagli un'altra, tanto questo salta tutto. Attenzione, ci prova Maurito. Chi è che ci scrive su Discord? Su Discord non lo so. Ah, Leo. Dai, facciamo un po' di falli su questa gente qua che non che continua a giocare bene. Squadra che pareggia non si cambia. Leo, se stai guardando, la risposta alla tua domanda è no. Però no, non lo so perché non sto guardando la mail da... Da... Sono... È successo. È successo qualcosa per me, adesso mi fai i cambi di nuovo. Aspetta che gli hanno... Gatto, stai buono, che rimbalza tutto. Ah, ostia. Vai, fiducia, fiducia, fiducia. Fammi due cambi però, perché sennò, ok. Ma ha cambiato due volte Muriel al combattimento. Appena in tre eravate, a doppio, bene, solo? Ottimo. Beh sì. Oh, bene, bene. Bello questo passaggio del tuo centrocampista. Osso, perché... Io anche non è che scherzi. Ma sono gli acquisti di Sbambo questi, eh. Prendi Teo Hernandez, che è un difensore centrale che non fa il difensore centrale. Prendi Tielemans, che fa pietà. Osso, fatto il 2-1 a morire. Lo so. Se aspettavo Balotelli, stavo ancora prendendo palla a centrocampo. So chi non prende al prossimo giornata. Come ti ha saltato in scivolata, troppo forte, visto? Cioè, ma ti pare che è l'unica partita che gioca di merda Lucas Moura non ho messo Caramo in panchina, no? È giusto. Vai giocare Gagliardini o Seferovic? Prossima partita, penso di giocare con 5 dietro. O anche di più. 9 dietro. Avevo fatto una partita, mi si erano rotti 400 campisti e due punte. Non avevo più nessuno, ho giocato con 5 difensori e 4 davanti. E una punta su in cima. Vai, fai lanci lunghi e ho anche vinto una paio di pareggiate 0-0 un paio. Bello questo lancio, bello. Mettila lì in mezzo, dagliela Falcao, prima delle ore, cazzo, che era lì da solo. Faccio il 3-1 subito, che almeno sono a posto. Dai, su, su. Dai, dagliela intanto che salta sulle gambe. Se non
Hanno messo i tre, ma il Caricardi vorrei anche vedere se prende palla ancora. Perché è solo? Coutinho si mangia il gol. Perché è solo? Dai, che li stiamo tenendo lì. Dai. Fatica però a fare qualcosa in sto cazzo di gioco. Facciamo questo cambio. Vai, mi fido. Fammelo però, eh. Perché non mi è andato in pausa? Non lo so. Io ho fatto un cambio, però non so. Anch'io ho fatto un cambio. Ah, adesso esplode. Ma me l'ha fatto. Te l'ha fatto, sì. Ah, ecco, mi chiedevo che ruolo avesse quel Seferovic, ok, adesso lo so. È il vice Icardi insieme a Pavoletti. Ah, beh. Messo contro gol. Aia, vacco cane, che male. Ho tirato una gomitata al muro. Ah! Ti tiro giù un giorno. Ah, male, male. Florenzi. Ma così, raga. Oh, questo è già meglio. Ecco. Mettila in mezzo, che sono in 12 in mezzo, ma... Ecco, dobbiamo tornare i gol delle prime due partite qua. Perché fate sta cagata? Per fortuna vicino fu- ma toglili il tiro da fuori a vicino, per Dio. Per piacere. Ah, è bello vederlo tirare a cazzo. Perdiamo spettatori facendo vedere queste cose qua. Non è come se vicino tira di merda, no, eh. Ok. Dai il 3-1. Perché siete tutti sul primo pa... Vacco cane! Tutta la porta ha fatto! Da scosta? Perché non hai steccato il tizio e posso andare a prendere? Sì, comunque siamo fallosissimi, eh. Abbiamo fatto 30 falli in 2. Abbiamo fatto più falli che ti importa. Beh sì. Sì, te non hai fatto neanche un tiro in porta, però va niente. 2, ho fatto anche un gol. Ah, che sacco Miranda! Ah, che bello! Porca puttana! Dai! Tagliela in mezzo! Ma perché non la dai in mezzo? Quella cazzo di palla! Dai che hai rotto Miranda, dai che hai rotto! Sembra rotto. No, è sempre così allora. No, 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 bravi, bravi. Porca puttana. Bravi, bravo, bravo. Bravo, bravo, mettila in mezzo, mettila in mezzo. Ma perché fate tutto bene, poi non la mettete in mezzo e fate il gol della merda? Qual è il vostro problema? Ma perché hai dato a Seferovic il 10? Non gliel'ho dato io. Se però vedendo come tira, probabilmente era meglio che gli davo il 102. Perché devo prendere il gol al 90esimo? Ok, cazzo ci faceva sui cima lui è un camper come me. Ecco. Sì, finalmente potevo essere 6-1, potevo essere. Vabbè, una la devo perdere anch'io, in effetti. Sì, ecco, fortuna, lo sai anche te. Se Mugel non fa il piccio di pezza e cerca di segnare quando non può. Poi non una punta decente per tutti e due, posso giocare con quei tre lì.
Beh, ti ho dominato questa partita. Sì, ma ho tutti i giocatori stanchissimi adesso, soprattutto mio. Ho visto che io sono Perché poi messo. ho messo tutti in attacco da quando ero 2-1, quindi spendi un sacco di energie. A quello finalmente ho sbloccato l'achievement anch'io. Che cazzo. Quante partite hai messo? Sono 5, sono di base 5. Ok. Però dovrebbe. Mi sembrava che in mezzo c'era un altro drago. C'era. Non so però. Bello, mi dici il pronostico è tutto per Mojito e poi ho perso. Affanculo, Sì, allora. io sotto c'è scritto 100% di sconfitta, ma non. Io ho ancora 100% di vittoria, ma perché devo andare avanti alla Ah, fine deve cambiare giorno. del... No, anche Cambia cambiando pure giorno sto a questo. 100% di vittoria. Vabbè, pot. Vabbè. Cosa vuoi dirci? Come giocherai stavolta? Sempre la stessa, ovviamente non cambia. Ovviamente non cambia. Mi sembra anche abbastanza scontato quello che ovviamente non cambi. Io? Difficile che cambi. Allora, me ne frego dei... Allora, Seferovic è stato promosso a ottava punta, non giocherai mai più in vita tua. Mi sono tentato di far giocare il Piniglia o passivo all'hotel. Il tira di meno. Ok, pronto. Se vinco questo ho vinto, Beh, sì. Sono 5 partite a campionato. no? Eh sì, se vinco a 9 punti, tu al massimo puoi arrivare a 6. Se... Esatto. Ma l'ultimo vale doppio, noi siamo in Bahrain, no? Ah, ok. Questa la perdo brutalmente, ho cambiato le cose tattiche e non andranno bene. Florenzi, ti taglio le mani, ti taglio. Tagliamogli. Tanto non li servo. Dai! Cos'è quella cosa lì? Ottimo sulle caviglie Riccardi, bravi. Fintona. No, no, no. Mauro! Palle, non puoi venirci una volta e fare il gol tutte le volte. Guarda, passi con l'indietro, con che tosso. Manchi una sigaretta che ti sento fumare. No, non sto fumando. Sto giocando col metro. Ah, io invece fumo una sigaretta, così. Non fumo. Io invece purtroppo sì. Comunque, Vediamo di riprendere sta parte, sennò ho già perso e mi girano le balle. Marcalo quel cazzo di Cardi! Fa culo, marcalo! Boh.
Lo capisco. Maurito. Sì, va. Che cazzo. Guardalo, è la seconda volta che li taglia dietro, ma non ho ancora capito come funziona. Donnarumma non vuole sporcarsi che è vestito di bianco. Beh, certo. Mi sembra che è giusto, no? Cambiamo da mentalità offensiva a contropiede. Ecco, giusto. 2-0 teniamo l'altra partita, no? Fai anche bene, fai. Non è che vuoi fare. Tanto fai il terzo adesso. Che imbalcata sta prendendo. Ma che sei tuffato finalmente? Se sarà spolcato, dici? No, no, si sono inchinato, sporcato il cazzo e basta. Non sei buttato, sei inginocchiato. Adesso li cambia, poi i prossimi 3 minuti li cambia se ti rimpugno. Adesso tiro e lui è uscito e sta cambiando i calzettoni. Sì. Dai. Perché? Sì. Via il passala. Ecco. Ma lui però va bene, il concetto era giusto. Buona l'idea. Buono l'impegno, peccato i piedi di legno. Cardi 3. Paro! Aia, aia. Sì, è crashato tutto, è crashato tutto. Ma io vedo ancora. A me è fermo al 17:37. Io sono qui sotto, ho visto che hai sbagliato un gol. Ah, sei solo più, sei più avanti. Ah, io l'ho sbagliato il gol. Sì, sì, tu. Dai, il contropiede così l'ho sbagliato. Ma perché non la mettono in mezzo? Cioè... Che palle, non mi mettono in mezzo. Mettetele in mezzo queste palle che sono sempre lì sole. Sì, queste cose comunque nel campionato non succedono, eh. Perché il campionato le mettono sempre in mezzo. Ma io... Quando sanno cosa fare le mettono in mezzo. Io sovrappongo sempre... Cioè, li faccio sempre sovrapporre i miei terzini e ali. Ma sto giocando con le ali e basta io, senza terzini. Ah, ok, sì, quindi sì, non puoi. Non posso. No, ma io gioco sempre in questo modulo, quindi ho... No, con quello con le ali alte sì, lo faccio sovrapporre anch'io, solo che non... Giochi con questo, non posso giocare con le due ali alte. Io faccio sovrapporre e tirare solo quando sono in aria, perché sono... i miei si tirano da fuori fanno schifo, quindi... Ma l'ho messo anch'io, ma solo che devono metterla in mezzo e fare il passaggio alla fine, ma non lo fanno. No, ti lascia, dai, su, bravi. Attenzione. Successo? No, sono in attacco, non so, boh. Ah. Donnarumma la prende sempre, anche se la palla è fuori, mi piace così. Sì, infatti c'ho più... Vai, prendiamo. Stavolta però si è buttato per terra, io non vorrei dirtelo, ma... No, è tutta una finta. Non era lui, allora. Dai, staccagliene uno in mezzo al campo, sono bravo. Grazie, se dovete rompermi qualcuno Gagliardini possibilmente. No, picchiate qualcuno tipo Lucas Moura. Eccolo lì un giallo. Tacchiere. Allora, c'è il mio medico già fuori sull'area tecnica per sicurezza, perché sa che succede qualcosa. Si è messo a sedere. Ah, che non è il medico, poi è il mister, mi sa. Eh sì, i medici sono le più agli angoli. I medici sono già abituati. No, sono le più verdi agli angoli che sono di Frank Park. Dai che siete... Dai che eravate in 2-1! Ah, che ansia. Vediamo se... Perché? Willan, sei scarso. Sei scarso tanto. C'ho solo te. Bianchi fallo questa cosa del fantasy, che ho capito cosa sbaglio. Sì, tanto cioè, lo mettiamo come appuntamento fisso giovedì. Sì.
E poi possiamo iniziare un campionato, fare fantasy draft, vedere se qualcun altro vuole, se qualche utente vuole giocare. Presenta qualcun altro che si fa coppa o campionato così, sarebbe interessante. E infatti, se poi si può anche salvare e continuare in più settimane, insomma, non è che... Esatto. Vai che gol. Sali, Alexandro! No, Mettila in mezzo. Rimettila in mezzo. Vai, Lucas Mora in contropiede. Vai, smetti di giocare in contropiede, coniglio. Affrontami a muso aperto. Non sei un figlio di Zeman, non sei. Toh, ho rimesso offensiva. Ecco, vedi che stai prendendo il gol. Beh, l'ho appena messo, non ho ancora fatto cambio tattica. Quindi... Mettimi offensiva subito. Avevo già messo. Due gol te li ho fatti in offensiva. Sì, mi fai anche il terzo e il quarto, però. Vado avanti così, non tirano in porta. Tu hai fatto 8, hai tirato di più di me, non hai preso la porta. È quello che ho sbagliato, prendere due punte decenti al posto che tre pacco. Digne, senza... se riesci a vincere questa partita, Digne la prossima la salta. Sì, devo attrezzarmi per vincere. Ma io non faccio cambi il primo tempo, faccio tra poco, metto poi Vesino, il tuo amico Vesino, così faccio qualche tiro sbagliato anche lui. Vai, fiducia. Ho fatto due cambi. No, io lascio. Io devo vincere, però. Io sono combinato, io devo vincere. O non devo perdere, ma devo vincere. Anche se pareggi hai perso comunque. Sono 5 partite, mi fate 3. Questa è la quarta. La quarta, ma se io vado a 9, a 7 e tu sei a 3, non puoi fare 4 punti. No, ma se pareggio magari un punto me lo dà anche a me. Cosa dici? Sì, ma tu vai a 4. Ah sì, è vero, puoi arrivare a 7 lo stesso, è vero. Ok, no. Sai com'è, se ne vinciamo due a testa, ne pareggiamo una e finisce pari. Hai ragione. Ma non la vinci tanto. No, pareggio. Per pareggiarla devi... Sei tu che metto di giocare, viso aperto, metto l'offensiva, in contropiede ti attaccavi molto di più. Ho preso il terzo a canna. 3-0 drink water. Drink a water. Sei dietro, un rumore tranquillo, ha alzato le braccia, in segno di resa. No, stavo salutando in tribuna. Ah, probabile. Stavo guardando i milioni di Donnarumma, di cosa. Altri 10 milioni, dammi altri 10 esatto. milioni! 4! Attenzione! Nabil Al Bahr prende l'imbarcata! Ma che cos'è? È il 4-2-3-1, io mi frega sempre il 4-2-3-1. La mia tattica, cioè, poi conta che io, come abbiamo visto, come tu hai visto, ho qualche ora arretrata di Football Manager. No, ma anch'io, ma il problema è che il 4-2-3-1 mi frega sempre. Che è la tattica migliore in questo gioco, è sempre stato così. Mi frega sempre. Perché riesce a coprire tutti gli spazi col 4-2-3-1. Sì. Soprattutto in attacco e in attacco della, cioè se hai i giocatori forti in attacco della Madonna, 4-2-3-1, perché hai 4 potenziali offensivi invece di 2 o 3. È che è riuscito a ginarla con le tre punte pesanti, cioè 4-3-3 con il quinto, figa. Va bene, finita la partita, non c'è fine, solo commento. Dai, assist di D'Ambrosio. No, Lucas Mora è un mostro. Correa ha fatto 3 assist in questa partita. Ma domanda, ma tu i giocatori li hai tutti in posizione verde? No. Devi cambiarli tu i ruoli in modo che diventino verdi. Sì, quello lo so. Perché sennò se con più di 2 gialli... Sapevo che questa non potevo proprio farci niente. Beh, ma su 5-0 però... È che mi sono trovato con un difensore, cioè... Non sapendo i giocatori prendere, mi sono trovato con un difensore, un centrocampista. Su 5-0 posso permettere. Che non è un centrocampista. E adesso fanno le azioni.
non serve più. Io infatti mi sono permesso di fare due cambi stupidi. Vabbè, tanto ormai 5 cani non te le faccio più. Spero. No, lo fai adesso. No. No, no, finisce così, eh. Finisce 5, se non me ne fai ancora uno alla fine. Ho tolto Mauro. Ho messo il portiere. Ho messo Perin in porta a posto di Andanovic e Pavoletti a posto di Cardi. Che gli piuttosto che prendere, cioè preso Donnarumma, quando potevo prendere qualcos'altro molto... Io ho preso Andanovic Perin perché ero sicuro della resa. Vabbè, però Perin non ti serve alla fine. Cioè, o ti si... ma non penso che ti si compra in 5 partite questo. Cioè... No, beh, però l'ho preso perché comunque se capita almeno ce l'ho. Guarda che prendi gol anche da Pavoletti quasi. Te l'ho detto, lo prendo il sesto. Quando una volta che prende l'imbalcata questa formazione. Ecco, io ho spinto molto in questo, l'ho messo proprio offensiva. Sono giocato in contropiede tutte le altre partite, questo l'ho messo offensiva perché volevo vincerla. E... potrei così. Con questo modulo qua lo soffro qualsiasi cosa faccio, quindi mi ero già preparato. Infatti la prima l'ho giocata con le tre punte, oppure seconda andava peggio. La terza ha cambiato te, ho vinto, però potrei. E poi ho preso anche un palo a porta vuota, te nella seconda. Comunque se hai fatto un miracolo, mi hai fatto giocare bene Gagliardini. Sì, ecco, penso come siamo messi. Doppietta di Drinkwater. Con assist di Leonardo Pavoletti, attenzione. Vabbè. E vedi, il tuo giocatore avrebbe tirato al posto di Pavoletti. Esatto. Esatto, è quello il mio problema. E 7 no, se vabbè, segnava Gagliardini da lì, cioè... confido nei campionati. Puoi impostare più cose qua, non ci sono neanche, sì, le nei campionati ci sono infortuni, gli allenamenti, cioè, quindi campionati... sì, ma qua non puoi mettere le cosi, quelli sugli avversari, perché se no ti metto pressing sui cardi, non ne fai tre, te lo tengo sempre marcato così non lo marcano. In realtà dipende, perché anche quando mi mettono la marcatura io riesco. Vabbè, cioè va bene, che cazzo vuol dirti, va bene, arrivano da tutte le parti, non capisco, cioè, avessi una difesa scarsa posso anche capire, però almeno due dei tre sono decenti. Ma perché ti ho messo passaggi diretti, ritmo di gioco veloce e anch'io, offensiva. Sì, però, anch'io, fidati. Però con te ho messo tutti quelli che passano meglio della squadra. Cioè, a parte ho tolto Vecino perché era stanco, ma... Volta che non segna anche a volta vuota, bene. Poi tutti 9. Tutti. Paio di 5, no, sono un paio di 6 più che un paio di 5. Vabbè, penso che sia finita qua. Dici? No, aveva già finito il primo tempo, sul 2-0 pensavo che fosse già finita, però Pavoletti si mangia l'8-0. Per fortuna non dovevo bere uno shotino ogni volta che segnavi, sennò questo ero morto. E mi aveva già portato via. Pavoletti è l'unico che riesce a prendere 6.8 nella mia squadra. Olè, 8! Con assist di Pavoletti per aumentare il suo voto invece di tirare e sbagliare. Non la deve sapere, dice. Comunque Lucas Moura è il miglior acquisto che ho fatto, Sì, ma il prossimo drift te lo inculo subito, mi sa. Non c'è problema, tanto ho 4 giocatori che fanno lo stesso lavoro di Lucas Moura, quindi non c'è problema. L'importante è non comprare Candreva a destra, poi il resto... No, beh, quello va bene, quello non c'è sicuro. No, perché Candreva a destra cross in faccia agli avversari, quindi non mi piace. Come i miei giocatori, vedo che... Ma hai visto che avevo Florenzi? Io su una fascia, perché non ho neanche visto che giocava. Ho preso 5-7, non so se l'ha toccato la palla. 5-5. Ha ammonito Milan Skriniar, attenzione.
Eccolo Florenzi, lo dovrei... infatti, c'è un 5-5 di Falcao, bene, dai. Dai, Donna Ruma si salva quello 6-2. Sì, contando che poi che nella media fantacalcio di poi 4 punti per il gol. No, cos'è? 1 a gol nel fantacalcio. 1 a gol. Vittoria di ora, più o meno 2. Dai, prendiamo negli ultimi 2 che siamo a posto. Non ho mai vinto 10-0. No, ho fatto un amichevole, avevo vinto 10-0. No, neanche il mondiale per club ho vinto 10-0. No, quello hanno fatto i 9, hanno fatto il mondiale per... Perché? Leggi la chat, va, che Leo ogni tanto esplode di stronzate. No, vediamo. Potresti dire a me che ha perso la formazione. Ma chi è rivolto soprattutto? Non lo so. Penso alla tua bellissima Nabila al bar, che è geniale comunque Nabila al bar, insomma. Comunque tutti e due alcolisti, io ho morito di Nabila, dire. Facciamoci riconoscere. Noi di Senegal non beviamo, siamo tutti astemi. Beh, dopo averne presi 8 mi sa che becco. Vai, vai che ne faccio uno. Vai. Beh, che ne no, faccio è Balotelli, uno. Scherzi. Lo tiro in faccia a Perino, Balotelli. Sì, no, sì, il sì, però dai, diciamo che ho una formazione un po' scandalosa. Oh, l'hai scelta tua? Sì, infatti, ma non so cosa scegliere. Presente il fantacalcio quello degli europei? Che sì. No, degli europei, con le squadre europee. Sì, infatti anche io sbaglio. Ma io ho scelto, sono andato sul sicuro qua, ho preso giocatori che conoscevo, che ho già usato in carriera. Ho preso gol da cacciatore. Attenzione. Ma basta! Fermati per Dio. Direi che è meglio tu di mettere l'offensiva di fare viso aperto e non giocare in contropiede. Sì, ma va bene, però che cazzo è? Io ho seguito solo quello che mi dicevi tu. Sì, è il 3-4-1-2 contro questa formazione, non va bene, però tanto perdevo lo stesso. Contro di me devi usare o mi metti, devi mettermi in difficoltà al centrocampo, è l'unica cosa che puoi fare, quindi devi giocare con tipo 5 non posso, non posso giocare con 3 in mezzo campo, non ce li ho. Lo so, nel senso, però l'unica tattica che puoi usare contro la mia formazione è 3-5-2, poi è chiaro che cioè, perdo anch'io, ci mancherebbe. Se no intasare le ali, però. No, se non siamo lì. Cosa si è mangiato? È comunque per studiarti per il campionato dove conta di più. Dove però promosso e tu no. Lì sì, magari settimana prossima invece di fare un draft iniziamo un campionato, non so, di Serie B o Serie B inglese. Ma sì, Serie B si può fare. E così lo portiamo avanti per un po', poi facciamo un paio d'ore a settimana. Ma e... sì, va benissimo, va benissimo. Tanto ci divertiamo così, tanto facciamo due risate. Ma l'ha pagata Silvestra? Sì, l'ha pagata il tuo, sì. L'ha presa in faccia, cioè nel sedere il tuo, non ho visto. Dov'è il difensore centrale? Ma perché? Gioco tra dietro il difensore centrale sparisce. Cos'è la tattica di Luis Enrique quando era a Roma? Dai. Bene. L'ultima frase, è finito un secondo tempo molto orribile. Per me hai vinto, Dici che ho vinto il torneo? Sì, per me sì. Ah. Ok, quindi beh, abbiamo fatto 2 ore, più o meno abbiamo fatto 1 ora e mezza oggi, perché purtroppo ho fatto anche 2 achievement, grazie. No, abbiamo fatto 2 ore. Sì, più o meno, sì, solo che abbiamo, che mi laggava, cioè che mi si è staccata la connessione, quindi abbiamo fatto 1 ora e mezza oggi. Va bene, quindi per questa settimana direi che è tutto. Vi ringraziamo per averci seguito e per aver visto questa bellissima partita finale in cui il povero Marco ha subito una disfatta. Era per fare audience, era. Era per fare audience, tutto calcolato. Esatto. E comunque la prossima volta dirò anche Megatron trasformazione, così sarà contento l'amico Leo. E quindi buon pomeriggio. Con Football Manager ci troviamo di nuovo giovedì prossimo. Non mi ricordo cosa trasmettono oggi.
Leo e se qualcun altro trasmette, io trasmetterò stasera Final Fantasy di sicuro, dalle 22 mi pare, e non mi ricordo cosa trasmettono i loro due. Fanno Dead Cells alle 8. Dead Cells alle 8, ok. E no, il FIFA 18 alle 18. Ok, quindi arriverà Alessandro con FIFA, che probabilmente in realtà trasmetterà Los Angeles Noir, spero, alle 18, e stasera con Dead Cells e poi Final Fantasy. Quindi da parte mia ciao, e ci vediamo con Marco giovedì prossimo, che iniziamo un campionato sperando di non prendere 9 ogni partita. Speriamo di no. Beh, io spero di sì in realtà, ma questo è un altro dettaglio. Va bene, buon pomeriggio. Allora.